Ciao, quindi partiamo dal discorso pasta di zucchero. E qui si apre un mondo. Detto, l'abbiamo già affrontato questo discorso, non mi stancherò mai di dirlo. Non esiste la pasta di zucchero universale. Cosa vuol dire? Vuol dire che non esiste una pasta di zucchero che vada bene per chiunque, in qualunque condizione, in qualunque stagione, con qualunque condizione atmosferica e quant'altro. Questo perché? Perché la pasta di zucchero è un prodotto, chiamiamolo vivo. Ovviamente cosa esistono? Paste di buona qualità, media qualità e un pochino meno di qualità. Ieri si parlava appunto con Stefania e Stefania mi diceva: ma cos'è che rende la pasta di zucchero più dura? Ciao Tiglia, grazie, ciao Carla, ciao a tutti. Che rende la pasta di zucchero più dura, meno dura? Su cos'è che devo agire? Perché se la pasta è troppo bla bla bla, eccetera eccetera. Dobbiamo innanzitutto capire che cosa c'è all'interno della pasta di zucchero. La pasta di zucchero fondamentalmente contiene ovviamente zucchero, spesso e volentieri sciroppo di glucosio e poi tutta una serie di prodotti che vengono chiamati additivi, che sono gli umettanti, gli stabilizzanti, gli addensanti e quant'altro. Dobbiamo anche dire una cosa, un conto è farci il prodotto in casa o comunque in laboratorio con degli ingredienti, diciamo così, di un certo tipo. Un conto è fare un prodotto a livello industriale, che prodotto che deve avere delle determinate, deve sottostare a determinate regolamentazioni, determinate legislazioni in termini di qualunque cosa, e soprattutto deve essere un prodotto che si conservi a lungo nel tempo. Quando noi lo facciamo in casa, spesso e volentieri il prodotto noi lo facciamo, però più di tanto non possiamo conservarlo. A livello industriale ovviamente i 10 mesi di scadenza dal momento di produzione sono il minimo indispensabile per poterlo immettere su un mercato, quindi va da sé che le due cose non possono essere uguali, su quello non ci piove. Cos'è che rende una pasta di zucchero diversa da quell'altra? Qui stiamo proprio parlando a livello chimico, ok? Io vi faccio questo esempio. Quando noi siamo usciti con la Supermod, che è stata la nostra prima pasta di zucchero risalente ormai alla milestia di 4 anni fa, 4, caspita come passa il tempo, siamo arrivati alla Super attraverso test, prove, sì, no, correggi questo va bene, ma quest'altro non va bene e quant'altro. Alla fine, quando siamo arrivati alla fine della, che ho detto sì, ok, questa formulazione a me va bene per le mie mani, va bene per la zona in cui io opero, questa va bene, ma non mi piaceva, o meglio, non è vero che non mi piaceva, non ero convinta dell'aroma, ok? Del sapore che era stato, dell'aroma che era stato aggiunto alla pasta di zucchero, che se non mi sbaglio era vaniglia. A me sarebbe piaciuto qualcosa di più cioccolatato, una roba del genere. Quello che mi è stato detto in produzione è stato: Dada, io te lo cambio l'aroma, ma se io vado a sostituire l'aroma che abbiamo scelto con un altro, questo aroma che noi aggiungeremo, che noi andremo a sostituire a livello chimico, interagirà con gli altri prodotti, con gli altri ingredienti, e il rischio è quello che si vada a cambiare la composizione, quindi la reazione della pasta, al che io mi sono vista di nuovo mesi di altri test, ho detto no, grazie, arrivederci, ci teniamo l'aroma vaniglia. Questo è per dire che cosa? Che all'interno di una ricetta tutto viene dosato in relazione a come il tutto interagisce con se stesso. Non so se mi sono spiegata, ok? Quindi diventa difficile a livello di una pasta di zucchero prodotta
industrialmente dirti è quello che fa la differenza rispetto all'altra pasta. Sicuramente le paste di zucchero si differenziano, si distinguono in due grosse categorie, che sono le paste grasse e le paste non grasse. Questo cosa vuol dire? Non vuol dire che nelle paste non grasse non ci sia grasso. Il grasso c'è, ma sono altri tipi di grassi in concentrazioni completamente diverse. Lo sciroppo di glucosio innanzitutto previene la cristallizzazione dello zucchero, quindi evita che si formino appunto i cristalli, le cose, i pezzettini, e quindi rende diciamo più omogeneo diciamo, l'impasto. Da questa struttura più omogenea all'impasto è un esaltatore del gusto e tra le altre cose favorisce la conservazione. Inoltre ha un'altra grossa funzione, stiamo parlando per chi si fosse collegato solo adesso dello sciroppo di glucosio, ha la grossa funzione di trattenere i liquidi. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che trattiene l'umidità intrinseca del prodotto mantenendolo morbido più a lungo, ok? Poi ci sono gli addensanti. Gli addensanti, solitamente i più utilizzati sono la gomma, com'è che si chiama? La gomma xantana, sì, la gomma xantana, esatto. Poi la gomma arabica, sono tutti addensanti. Noi come si dice in casa o in laboratorio, sicuramente avete la CMC, che è la carbossimetilcellulosa, e io spesso leggo la pasta è morbida, aggiungici CMC perché la pasta non secca. Certo, la CMC, che è carbossimetilcellulosa, è un addensante, vi aiuta a far, però in realtà vi fa seccare la pasta. Infatti, se voi ne mettete troppa, il rischio qual è? Che poi la pasta di zucchero si crepa. Natascia, e poi ci sono i grassi. I grassi che possono essere idrogenati, non idrogenati, anche qui a livello chimico è tutto un disastro, cioè, nel senso che apriamo veramente un capitolo infinito. I grassi anche loro hanno delle funzioni molto precise. Innanzitutto danno la lavorabilità del vostro prodotto, ok? Il fatto che quando voi lavorate la pasta è anche bella morbida e tutto, sicuramente è grazie anche ai grassi. I grassi hanno una importantissima funzione di emulsionante, quindi appunto rendono più omogeneo tutta la preparazione, e hanno un'azione lubrificante, quindi per anche evitare che la pasta di zucchero comunque si appiccichi più del necessario, ok? Come vi dicevo, paste grasse e paste non grasse, come le posso riconoscere? Allora, non ce n'è una meglio dell'altra, innanzitutto, ok? Io ad esempio le adoro sotto certi punti di vista le paste grasse, ma sono impossibilitata ad utilizzarle. Perché? Perché pasta grassa, che nel 90% dei casi significa burro di cacao, sono quelle paste, a me piace chiamarle come le metti stanno, nel senso che asciugate, non asciugate, ok, tu puoi metterle in qualunque posizione e quelle di lì non si muovono, ok? Perché questo? Perché l'alta concentrazione di grasso contenuto, il grasso, soprattutto il burro di cacao, è solido sotto i 20 gradi. Quindi, cosa vuol dire? Soprattutto d'inverno, quando trovate quei panetti durissimi, non è che la pasta non è buona, è che probabilmente il grasso si è solidificato, ok? E quindi per lavorarlo dobbiamo, cioè per ammorbidirlo dobbiamo lavorarlo. Apro e chiusa parentesi, se una pasta contiene molto burro di cacao, non la ammorbidite in microonde, perché il microonde vi tira fuori le goccioline di grasso, trasuda tantissimo e perdete la pasta, diciamo così, la pasta impazzisce e quindi non la potete più utilizzare, ok? Ecco, quello che infatti vi stavo dicendo, il burro di cacao ha questa, cioè la pasta grassa ha questa grandissima, grandissima,
caratteristica di rimanere lì dov'è. D'altra parte, però, per chi come me, ad esempio, ha le mani bollenti, io non riesco ad utilizzarla perché comunque appena la tocco, essendo un grasso ad alte temperature invece è in forma liquida, con il calore delle mie mani e per il mio modo di lavorare, la pasta diventa inutilizzabile dopo pochissimo, ok? Perché appunto la tocco tanto, quindi si scioglie e non riesco assolutamente ad usarla. Inoltre, altra cosa, col caldo, soprattutto d'estate, con l'umidità, la pasta tende a diventare molto lucida. Questo perché? Perché io ho la pallina di pasta di zucchero, col burro di cacao, comunque ad alta concentrazione di grassi, fuori ci sono 30 gradi, questi 30 gradi ovviamente sono esterni, non interni alla pallina di pasta di zucchero, quindi la pallina di pasta di zucchero rimane così, non è che si deforma o quant'altro, ma tutta la parte superficiale invece tende a sciogliersi e quindi diventa lucida, a volte addirittura a gocciolare, cosa che a me ovviamente la pasta lucida proprio non mi piace. Scusate, non sono più abituata a chiacchierare così a lungo con voi. Quindi, cosa succede? Inoltre, le paste grasse hanno un aspetto ceroso, ok? Proprio per quest'alta concentrazione di massa grassa, che a me oggettivamente non piace. Dall'altra parte abbiamo le paste non grasse che se risentono un po' di più dell'alta temperatura intesa come stabilità della decorazione, perché non contengono appunto un'alta massa grassa che comunque dà struttura, d'altra parte è difficile che diventino lucide, comunque non risentono appunto eccessivamente di questi sbalzi. Io personalmente preferisco le paste di zucchero a massa non grassa. Quello che io invece a volte faccio per aiutarmi, soprattutto quando faccio i corsi, ho bisogno di una pasta che sia veloce. Ok? Perché magari non tutti sono, poi a parte che non abbiamo i tempi di asciugatura classici di una preparazione normale, che cosa potete fare? Potete a una pasta non grassa aggiungere voi un piccolo quantitativo di burro di cacao o addirittura di cioccolato plastico, potete fare proprio un po' un mix tra cioccolato plastico e pasta di zucchero, se dosandovelo fate un po' di due giochi, testatelo e vedete come qual è la giusta composizione, anche perché ciao Anna Maria, ciao Anna Lisa, ciao Giorgia, sì, le mani calde sono sempre un grosso problema, come vi dicevo, anche perché giriamoci intorno quanto ci pare, però caldo, umidità, zucchero sciolto, cioè è inutile che ce la stiamo a raccontare, cioè se io prendo lo zucchero, lo metto in un pentolino e lo metto sul fuoco, anche senza niente, lo zucchero si scioglie, ok? Caramellizza, quello che vi pare, però si scioglie, diventa appiccicoso e quant'altro. Se io prendo lo zucchero e lo caccio in un bicchiere d'acqua, alla lunga lo zucchero si scioglie, quindi per dire, quanto vuoi gira che ti rigira, è indubbio che, e tutti gli anni è sempre lo solito discorso, comunque ad agosto con 40 gradi e il 95% di, come si dice, di umidità, eccola lì, che lo zucchero comunque si va a sciogliere. Lucia mette il cresco. Lucia, sì! Puoi assolutamente mettere il crisco, però già a temperatura ambiente è pomata, quindi è già più morbido. Se tu vai a vedere, se tu prendi il burro di cacao a temperatura ambiente, il burro di cacao è duro, sembra una saponetta, invece il crisco comunque è a pomata. Indubbiamente il crisco ha un costo decisamente inferiore rispetto al burro di cacao. Il burro di cacao è uno dei grassi che costano di più in assoluto, però anche l'effetto alla fine, a parte il gusto,
che è completamente diverso, ma è proprio diversa, cioè non puoi, non, è difficile ottenere dal Crisco la stessa identica, come si dice, la stessa reazione che puoi ottenere con del burro di cacao, ma semplicemente perché sono comunque due prodotti completamente diverse. È vero, Natasha, ci sono delle paste tropiche che resistono benissimo. È verissimo. Perché probabilmente è stato trovato un giusto compromesso, però anche lì dipende, nel senso che non è solo, cioè non è un discorso di resisto meno alle alte o basse temperature, perché ad esempio con le mie io non ho mai avuto grossi problemi, dico, cioè devo essere molto onesta, io vendo tre paste di zucchero, sempre quelle tre ho utilizzato, me le mischio tra di loro a seconda del fatto che sia inverno, estate, piove, c'è il sole, è umido, c'è secco, però non è che alla fine io abbia mai avuto difficoltà da dire oddio, non riesco a finire un lavoro, ok? Eppure questo non vuol dire che le mie paste vadano bene per tutti, cioè ci sono situazioni in cui la super, che è la mia bambina perché me la sono proprio creata io, non asciuga. Altre situazioni invece in cui asciuga talmente tanto che non riescono a lavorarla perché asciuga troppo in fretta. Quindi ti dico, la pasta, cioè, come posso dire, il mercato della pasta di zucchero è sicuramente un mercato ampissimo, un discorso ampissimo. È un mercato difficilissimo, perché comunque bisogna riuscire ad accontentarvi, ma non perché siate dei rompiscatole, nel senso perché ovviamente, cioè io lo dico sempre, dove lavoro qui ho due stanze praticamente nelle quali principalmente io faccio modeling, comunque vado a lavorare. A seconda della giornata, se io lavoro in una stanza o in un'altra, vi garantisco che la pasta di zucchero mi reagisce in maniera diversa. Eppure il caseggiato è sempre questo, la città è sempre questa, la via è sempre questa, il tempo è sempre lo stesso. Quindi è veramente difficile riuscire a prevedere tutte le possibili situazioni, capito? Alcune le sciolgo. Annalisa, il discorso è proprio questo. Perché la Extreme è adattissima a chi ha le mani molto calde? Proprio per questo discorso, nel senso che la Extreme non contiene un alto, ma nessuna delle mie, dico la verità, né la Super, né la Extreme, la Flash un pochino di più, però è sempre comunque molto contenuto, non hanno un altissimo livello di massa grassa, ok? Infatti, quando voi la lavorate, potete tenerla in mano a lungo, potete lavorarla, potete scioglierla, potete fare quello che volete, ma le mani non vi rimarranno mai unte, ok? Grasse, come se vi foste messe la crema per le mani, ok? Magari sono appiccicose perché comunque sono a base di zucchero e quindi lo zucchero, se si scioglie, chiaramente tende ad appiccicare, però difficilmente vi trovate le mani unte, ed è il motivo per cui le mie paste non trasudano, perché la massa grassa, che ovviamente c'è perché ci deve essere, scusate, la percentuale è abbastanza bassa. Quindi, per indurire un pochino le vostre paste di zucchero, sicuramente potete utilizzare la gomma gradante, potete utilizzare la CMC, ma con il rischio che queste vi vadano a seccare la pasta di zucchero, ok? Quindi andate a perdere in elasticità e in morbidezza, oppure potete aggiungere del cioccolato plastico o del burro di cacao se volete invece mantenere comunque la morbidezza, la lavorabilità del vostro prodotto, anche l'indurimento. No, la Stefania, la Extreme asciuga l'aria e anzi con l'arrivo dell'inverno e quindi con le temperature un pochino più basse tende ad asciugare abbastanza velocemente, quindi lì invece è il discorso contrario. Se vuoi allungare i tempi di asciugatura,
puoi inserire un qualcosa di più grasso, perché ecco cos'è che vi volevo dire, perché il burro di cacao, le paste molto grasse, un po' come sì, le paste un po' grasse, quelle parecchio grasse, mantengono la morbidezza nel tempo, quindi magari voi andate a riprendere il lavoro dopo 3 giorni e il lavoro, cioè devo ricorreggere il naso, lo posso fare, che se da una parte è buono, dall'altro diventa poi anche difficile una volta finito mantenere il soggetto, ora perché parliamo di modeling, però mantenere il soggetto così, ecco. Che uso è molto grassa. Certo, Giorgia, se tu hai una pasta, è sempre, è un po' il discorso che vi dicevo prima della ricetta, no? Se tu hai una pasta molto grassa e aggiungi CMC, ma la base grassa è molto alta, prima che la CMC superi l'effetto del grasso, dovrete aggiungerne veramente tantissima, ok? Io vi sto parlando di paste normali, ok? Cos'altro vi è un po' come dire faccio la frittata. Ok? Ora cercate di capire che la mia mente malata si studia dei paragoni assurdi. Oppure il polpettone. Faccio il polpettone di carne e dentro ci metto la carne, la ricotta e un uovo. Se io ci metto la carne, la ricotta e 4 uova, i prodotti sono sempre gli stessi, ma ovviamente le 4 uova soderanno molto di più il polpettone, che quindi rimarrà più, una volta cotto, più compatto rispetto al polpettone con un uovo solo. Quindi, questo era per dire che, cioè, pensate voi come sto male, cosa mi invento per cercare di spiegare, più che altro per capirle io, non per altro, perché sono io che le devo capire, quindi io mi studio questi paragoni assurdi. E, per dire che quando voi prendete delle etichette e leggete, alla fine, a livello, come vi dicevo prima, a livello soprattutto industriale, gli ingredienti che si usano sono sempre quelli, cioè non è che c'è l'ingrediente magico che io l'ho scoperto, è semplicemente che vengono dosati in maniera diversa, ok? Quindi, se volete, tornando al discorso, indurire la pasta di zucchero che è troppo morbida, non vi limitate alla CMC, fate una prova, piuttosto aggiungete del burro di cacao oppure fate un mix col cioccolato plastico. Provate e valutatela voi la differenza, cioè vedetelo voi da sole, come reagiscono diversamente aggiungendo i due prodotti. Nel dubbio, se avete domande mi iscrivete, io sono a vostra disposizione. Ciao, baci baci, buona giornata. Ciao!